Oggi su Code Academy faccio il mio chatbot con Blackjack e Squillo di Russo. Tutti oggigiorno hanno il loro chatbot e perché non ne posso avere uno tutto mio? Uno tutto mio che possa eseguire sul mio computer e senza andarmi a collegare a qualsiasi altro servizio online. Fare questo video non è stato difficile, ma spiegarlo lo sarà. Quindi iniziamo da quello che ci serve. Quali sono gli ingredienti di questa ricetta? Abbiamo bisogno di una GPU Nvidia, poi abbiamo bisogno del driver Nvidia CUDA, poi abbiamo bisogno di Python, io ho utilizzato la versione 3.10, un LLM, ovvero un Large Language Model, alcune librerie Python tipo PyTorch e altre librerie Python che servono da contorno, tipo l'interfaccia utente. Io ho utilizzato Textual, che già avevamo visto in questo video qua. Andatelo a recuperare. E infine ci serve, diciamo, una giornata di lavoro. Fatta questa lista, iniziamo. Andiamo a vedere cosa ho e cosa non ho. La GPU deve essere Nvidia. E se volete sapere perché, recuperate questo video, che è tra l'altro uno dei primissimi di questo canale. E tra l'altro possibilmente la GPU con almeno 16 GB di RAM. Credo che con meno si possa fare funzionare, però io ce l'ho. Perfetto, possiamo andare avanti. Driver e Nvidia. Quelli effettivamente ce li ho, ma non erano aggiornati, quindi dobbiamo andare dal sito Nvidia per scaricare i driver, mettiamo il modello della scheda video, il sistema operativo e boom, scarichiamo i nuovi driver. CUDA. Se vi siete recuperati quel video di poco fa, perfetto, magnifico, sapete già di cosa si tratta. Io avevo una vecchia versione perché le versioni di CUDA vanno di pari passo con i driver. Aggiornato i driver, ho dovuto aggiornare anche CUDA. Il minimo sindacale, da quello che ho capito che serve, è la versione 11.8 di CUDA. Però io ho messo la versione 12 che sembra funzionare alla perfezione. Dunque, a questo punto ci serve un Large Language Model. Quale utilizzare dei tanti? ChatGPT, Gemini? No. Perché non sono open source e tra l'altro per ChatGPT ci sono delle API che bisogna pagare. Esiste un Large Language Model preaddestrato e open source? Certo, si chiama Llama, non questo Llama, ma questo Llama. È un Large Language Model sviluppato da Meta ed è open source. Su GitHub trovate il codice sorgente che potete installare seguendo le istruzioni. Tuttavia su GitHub si trova solamente il codice sorgente e non il modello preaddestrato. Per ottenere il modello preaddestrato bisogna scaricare i parametri sia della rete neurale ma anche del tokenizer. I parametri della rete neurale permettono di caricare tutto il sapere, tutto quello che la rete neurale ha appreso, mentre il tokenizer prende il testo che noi scriviamo e lo converte in qualcosa che la rete neurale possa capire. Tutti gli LLM non lavorano sul testo nudo e crudo come glielo passiamo noi, ma fanno questa operazione di preprocessing che passa attraverso la tokenization. Infatti, le API di ChatGPT non ti fanno pagare per parola, ma per token. Un token è una porzione del testo che si scrive, di solito una parola, ma può essere anche una parte di una parola in base a come funziona il tokenizer. Per scaricare il modello preaddestrato, bisogna andare su questa pagina, registrarsi e nel giro di qualche minuto si riceve un link che è valido per 24 ore. Io questa cosa delle 24 ore non lo sapevo e quindi dopo un giorno l'ho dovuto rifare. Una volta ottenuto questo link, copiatelo e eseguite lo script che trovate nel GitHub di Llama. Questo script che si chiama download.sh. Eh sì, per fare tutto questo avete bisogno di Linux o quantomeno di WSL. Se non sapete neanche in questo caso cosa sia WSL, non vi preoccupate, beccatevi questo video che vi avevo spiegato. Quando eseguite questo script download.sh, vi viene chiesto di fornire il link mandato per email. E successivamente vi viene chiesto quali modelli vuoi scaricare. Io ho scelto il modello base Llama 2 7B Chat. Il chat è inerente all'addestramento di un chatbot, quindi quello che insomma ci serve. 7B si indica la dimensione della rete neurale in termini di parametri.
7 miliardi di parametri, e tra l'altro è il più piccolo che c'è che possa entrare nella mia GPU. E già questo modello prende bei 14 GB della RAM della GPU. Quindi, se volete provare a fare qualcosa sul vostro computer locale, avete bisogno di una GPU di almeno 16 GB, a meno che di dover cambiare alcuni parametri che possono magari inficiare sulla vostra esperienza. Ma quindi, se sto usando Llama, l'immagine di copertina o il titolo di questo video sono clickbait? Un pochetto. Ma se avessi messo nel titolo della copertina "uso Llama", che secondo me è molto meno conosciuto, pensavo che il video non possa avere la diffusione che secondo me merita, considerato l'impegno che ci sto mettendo. Quindi sì, leggermente clickbait, vabbè, scusatemi. PyTorch è una libreria Python per deep learning. Io sto utilizzando la versione 2.2.2, funziona bene, sì, ok, saltano qualche warning qua e là, perché non, anche se non ne sono molto sicuro, secondo me Llama è stato pensato per una versione precedente. Ma in ogni caso vi assicuro che funziona bene, tra l'altro dopo lo vediamo. Ora, questo chatbot deve avere una simpatica interfaccia. Come vi avevo mostrato nel mio video di Robinhood, ho utilizzato di nuovo anche per questo video la libreria Textual per fare le Textual User Interface. Funziona bene, si fanno tante cose velocemente, anche perché avevo solamente una giornata per dedicarci. Il codice che vi metto su un repository GitHub, il link lo trovate in descrizione, è formato quindi da due parti. C'è la parte dell'interfaccia utente, che è dal mio punto di vista molto semplice. Quindi l'interfaccia utente ha questa parte in basso in cui si può scrivere il prompt, in cui c'è una text area e un tasto. Una parte centrale che contiene la nostra chat. Questo è un Markdown Viewer che consente automaticamente di formattare il testo scritto in Markdown. E in alto c'è questa status bar. Non mi soffermo nel dettagli del codice dell'interfaccia grafica, anzi dell'interfaccia utente. Non è lo scopo di questo video, ma andiamo alla parte dell'LM. Ho creato questa piccola classe chiamata appunto LLM, che fa da contorno a Llama, ma potrebbe essere qualsiasi altro Large Language Model. Ci sono solamente due metodi. Un costruttore che carica il modello e il tokenizer. Llama è limitato a 4096 token. Potete ridurlo per farlo entrare nella vostra scheda video. Ovviamente meno token significano prompt più corti e risposte più corte. L'altro metodo si chiama generate, dove passo il prompt e ottengo la risposta. Per passare il prompt bisogna passare la chat, quindi questa lista chiamata dialog. Perché passo la mia chat all'interno di una lista? Dunque, questo dipende dal batch size. Il batch size significa quante chat contemporaneamente posso generare una risposta, cioè posso gestire in contemporanea. Io ho messo uno, anche con uno in teoria potrei gestire più chat contemporaneamente, tuttavia dovrei generare una risposta per volta. Aumentando il batch size per esempio a 10, potrei avere 10 chat e generare 10 risposte a 10 prompt contemporaneamente se volessi. Quindi con questa configurazione cosa significa? Che anche se avessi 10 chat dovrei generare una risposta per volta per ognuno di esse. Vabbè, nulla di strano per questo, diciamo, esempio. Quindi per questo motivo io ho una lista in cui passo un solo dialogo, che tra un po' vediamo questo dialogo come deve essere formattato. Temperature e top E sono due parametri. La temperatura controlla la randomizzazione delle risposte, top E controlla la diversità delle risposte. Io ho impostato i settaggi di default, che tra l'altro avevo preso in un esempio che ho trovato sul GitHub di Llama, che ho studiato appunto per fare questo video. Vedete questo indice 0 e questa chiave generation? La risposta appunto viene fatta su più batch. Ne abbiamo solamente uno, quindi dobbiamo prendere il primo batch, che è indicizzato dall'indice 0. Viene restituito quindi per ogni batch un dizionario, e quello che viene generato dall'LM si trova in questa chiave generation. Il dialogo della chat è formattato come una lista di dizionari. Ogni dizionario è un'interazione. Il dizionario può contenere due chiavi, role e content. Semplicemente, content è quello che è stato detto. Role è chi l'ha detto,
ci sono tre ruoli: user, ovvero il prompt che noi abbiamo scritto, assistant, che è appunto l'AMA stesso, e poi c'è un terzo ruolo chiamato system. È una sorta di prompt nascosto che può essere utilizzato o non utilizzato, io infatti non l'ho usato per questo esempio, che serve per in qualche modo settare il chatbot. Per esempio, un prompt di sistema, quindi con questo ruolo system, potrebbe essere: sei un assistente gentile e non devi offendere nessuno. Oppure puoi settare un prompt di sistema in cui dice qualunque cosa che generi di avere una rima baciata e così via. E ogni volta che dobbiamo chiedere qualcosa al chatbot dobbiamo passare tutta la chat formattata con questa lista di dizionari in questa maniera. Questo è per garantire che il chatbot possa avere una certa nozione di quello che è già stato detto precedentemente, così ha una sorta di storico. Un'unica chicca grafica però ve la faccio vedere. A contrario di quello che si pensa, gli LLM non generano parola per parola. Sì, lo fanno internamente, ma alla fine l'output che loro danno è, diciamo, tutto quello che noi vediamo a schermo. Il fatto che compaia a schermo come se lo stesse scrivendo, diciamo, in diretta, è una gimmick grafica. E io mi potevo privare di questa cosa. Questa parte del codice che vede qua a schermo riscrive tutta la chat, tenendo in considerazione l'ultima interazione che è stata fatta. Se l'ultima interazione che è stata fatta dalla chat è stata fatta dal bot, allora faccio comparire parola per parola, anzi lettera per lettera, per essere più specifico. Benissimo, pinguini! Adesso ci divertiamo e lo testiamo. Ma lo facciamo dopo la sigla. Benissimo, pinguini, adesso mi sono messo qua al computer, andiamo a vedere quello che ho fatto, questo famigerato FK Llama. Tuttavia, come al solito, prima di cominciare vi ricordo che se volete supportare il mio lavoro lo potete fare semplicemente iscrivendovi al canale, cliccando la campanellina, lasciate un like e se volete commentare le mie gesta fatelo come al solito qui sotto al video. E quindi proseguiamo. Allora, siamo qua sul terminale. Per farlo partire, non lo posso far partire dal classico Python, devo utilizzare un tool di Torch che si chiama Torch Run, perché Llama utilizza al suo interno un meccanismo che è all'interno di PyTorch per distribuire il carico di lavoro su più GPU. Anche quando se ne usa uno, comunque utilizza questo ambiente che si chiama Torch Distributed, no, di questo tipo. Quindi dobbiamo utilizzare quel tool che si chiama Torch Run, che fa un po' da wrapper. Quindi Torch Run afk-llama.py. Perfetto. Allora, lui sta caricando il modello di intelligenza artificiale. Quindi questo cosa significa? Semplicemente sta caricando il modello preaddestrato che ho scaricato mediante il link di cui vi dicevo dal sito di Meta. E infatti adesso è pronto. Quindi adesso lo possiamo utilizzare. Qui in basso io scriverò il mio prompt. Cosa semplice da cui possiamo iniziare è: vi ricordate quel video che ho fatto qualche settimana fa su Fast API? Ok, ci facciamo fare un piccolo esempio di Fast API con questo FK Llama, vediamo se funziona. Ho provato a fare roba di codice, funziona, però questa cosa ancora non l'ho provata, quindi potrebbe anche scoglionare qui. Quindi gli dico: fammi un codice in Python che implementa Fast API. Sto dicendo: puoi prepararmi un codice Python che dimostra Fast API in un esempio? Vediamo come fare. Qui posso inviare premendo questo tasto, oppure avrei potuto fare Ctrl Q. Sta un po' di tempo perché comunque, come vi dicevo, questo, diciamo, tool è tutto in locale, non si connette a nessun server, quindi posso anche staccare internet e funziona. Ah, eccolo qua! Ah, sta generando, che carino! Vabbè, ci sta dicendo qua un sacco di roba, ora ce l'andiamo a vedere una per uno. Che carino. Allora, andiamo a vedere cosa ci ha generato. Fast API, response. Ok, ci abbiamo qua un endpoint root, va bene, che ci dà un messaggio hello world. Users, ci dà la lista degli utenti. Ok, c'è una sorta di per aggiungere degli utenti, va bene. Qui ci istituisce un utente ben specifico.
questo ci permette di modificare un utente, qua di rimuovere un utente, lui utilizza diversi metodi get, put, delete, e va bene, simpatico, e poi utilizza UVCorn come server HTTP. Bene, sembra che sia tutto a posto. Non ha senso provarlo, perché il senso di questo video non è provare il codice che ci genera, provare a capire se intanto riuscivo a farlo. Lo riesci a fare. Come vi dicevo, ho già provato altri esempi di per scrivere codice, ma una cosa molto più semplice. Ho chiesto di fare un Hello World, in quel caso funzionava, anche qua in qualche modo ho fatto una sorta di Hello World, però comunque implementando Fast API. So fare Ctrl R per pulire la chat. Adesso facciamo un altro genere di domanda. Italiano. Ho già provato in italiano, funzionicchio, ora vediamo quali sono i suoi limiti con l'italiano. Chiediamo in italiano come si fa la pasta alla carbonara. Conosci la ricetta della pasta alla carbonara? Ctrl Q, mandiamo e aspettiamo. Allora, conosce la ricetta? E lui dice gli ingredienti sono 120 grammi di spaghetti, quindi lo fa per una persona, 3 uova, 150 grammi di pancetta o prosciutto, 100 grammi di parmigiano reggiano, salt e pepe. Ecco, questo è il problema dell'italiano, che ogni tanto mette delle parole in inglese, va bene. Olio extravergine di oliva, prezzemolo fresco optional. Secondo me il motivo per cui ogni tanto mette le parole in inglese è che, come vi dicevo, sto utilizzando il modello più piccolo, quello da 7 miliardi di parametri, non quello da 14. Sono ricordo, ma c'è forse anche uno più grande di 14 miliardi, quindi vabbè, ce lo teniamo così. Prima parte, lavare e asciugare gli spaghetti e metterli in un pentolone con acqua tiepida. Cucinare gli spaghetti al dente. Lavare e asciugare gli spaghetti. Se ci sono romani che mi seguono, mi potete dire se la prima parte va bene. Già lo so, abbiamo sbagliato inizialmente con la pancetta e il prosciutto, vabbè. Però la parte di lavare e asciugare i spaghetti non mi torna. Però fatemi sapere se magari è una cosa che bisogna fare. In una pentola separata, dissotterrare le uova. Che cazzo significa dissotterrare? Cioè, devo prendere dal ma le uova vengono dalla gallina. Al massimo, dimmi, scola le uova dalle galline, cioè prende dal culo della gallina, vabbè. E mescolarle con il pancetto prosciutto tagliato a pezzi. Una volta che gli spaghetti sono cotti, togliere l'acqua e versare nella pentola con le uova e il pancuta. Mescolare tutto bene e aggiungere il parmigiano reggiano, il sale e il pepe a piacere. Questa volta sale e sale. Aggiungere le uova e mescolare bene. Ah no, ho saltato un passaggio. Preparare la salsa carbonara in una pentola separata, sciogliere il grattugiato di burro. Grattugiato di burro. Acqua tiepida. Aggiungere le uova e mescolare bene. Unire la salsa carbonara alla pasta e mescolare tutto bene. Servare calda e gustare. Nota, la ricetta classica della pasta alla carbonara prevede l'uso di uova, pancetta, prosciutto e parmigiano reggiano. Se desideri puoi aggiungere prezzemolo fresco per dare un tocco di gusto aggiuntivo alla salsa. Ricorda di usare solo olio extravergine d'oliva per cucinare la pasta e non aggiungere burro in eccesso, perché il burro rende la salsa carbonara troppo grassa. Ci stai pensando adesso? Magari non tutti saranno d'accordo con questa ricetta, però comunque lo fa il suo scopo, cioè funziona più o meno. Magari io non seguirei questa ricetta. Facciamo un'altra richiesta. Allora, tra diciamo un mesetto e mezzo vado in vacanza per qualche giorno a Malta. Nonostante Malta sia vicino a Catania, non ci sono mai stato. Non ci sono mai stato. E quindi andiamo a vedere cosa fare a Malta. Tra poco andrò qualche giorno a Malta. Mi puoi suggerire uno itinerario su cosa fare in 3 giorni? Certo, Malta è un'isola meravigliosa con una storia ricca e una cultura unica. Ecco un itinerario di 3 giorni per una vacanza unica a Malta. Giorno 1. Ah, me lo fa proprio il giorno 1. Di mattina. Ah, cioè qua è tutto in inglese da questo momento in poi, va bene. Inizia la tua giornata all'antico tempio megalitico di
non so come leggerlo, collocato a circa 30 minuti a sud della Valletta. Questo tempio è una delle più antiche strutture all'impiedi nel mondo e offre una visuale mozzafiato la campagna circostante. Ok, beh, non lo leggiamo tutto l'itinerario, poi me lo studio con calma. Come faccio a studiarmelo con calma? Perché con Textualize non mi permette di selezionare il testo. Molto semplice, CTRL S e lui mi salva la chat con la data e l'ora. L'ora è l'ora di o di quando ho avviato il programma o dell'ultima volta che ho cancellato la chat. Quindi se io cancello la chat mi genera qualcos'altro, tipo vedete qua che 08:53:19. Sì, perché ancora non sono le 9 del mattino, sto registrando di primo mattino. Faccio CTRL R e gli dico hello, inviamo. Faccio CTRL S, 58:58, cioè l'orario è diverso, perché così non mi sovrascrivo il file. Adesso noi ritorniamo mentre io mi studio il mio itinerario di Malta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ora che ho anche il mio chatbot, vi faccio questa domanda. Oltre a generare codice o a scrivere testi, che uso fate degli LLM come ChatGPT o Gemini? Così da poter confrontare il vostro utilizzo con quello che ne faccio io. Quindi io adesso vado a studiarmi il mio itinerario per Malta e grazie ancora una volta per la vostra attenzione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!